Gianni Colacioni dal congresso del Partito Radicale Transnazionale, il 39esimo congresso, qui in Roma all'Hotel Summit. Siamo in compagnia di Stefano Delle Cave, redattore di Quaderni Radicali, per diciamo, il settore del cinema, è esperto di cinema e scrivi anche di cinema su Quaderni Radicali. Bene, allora dici intanto come ti pare che stia andando secondo te questo congresso in termini di partecipazione, di apporto anche politico, intellettuale che si respira un po'. Beh, la partecipazione mi sembra molto ampia. Per quanto riguarda l'apporto politico intellettuale sono presenti vari temi, tra cui la giustizia, la libertà. E sono temi di discussione molto ampia, con diciamo quel carattere liberale proprio ecco, del partito, che lo vede sotto varie forme di sfaccettature, a differenza di altri. Senti, e questa tua partecipazione e collaborazione con Quaderni Radicali è cominciata da molto? Parlacene. È cominciata da qualche mese, grazie alla mia amicizia col direttore Geppi Rippa. Tra l'altro sull'ultimo numero c'è un mio articolo sul cinema e l'arma vera araba. Anche qui c'entra molto il tema della libertà, sì, non hanno in quei paesi, certo, purtroppo. Certo. Da lì è nata questa mia collaborazione, che adesso si sta sviluppando sotto varie forme, sullo scritto, sul visivo anche. Senti, il cinema, vediamo un pochino, quale può essere un tema che può essere tangente un po' a tutte le tematiche radicali che viene trattato dal cinema? Beh, ce ne sono vari. Può essere per esempio anche il tema della pena di morte. In questo caso si pensi a Walking Dead Mad con Sean Penn, o che ne so, il Miglio Verde. Miglio Verde storico. Sì, sono già due ecco, concezioni, modi di vedere la pena di morte diversa. O al tema della giustizia, in questo caso a quei vari film sugli ingiustizie americani, da Inside Man a quelli tratti dai romanzi di John Grisham. Beh, o anche il tema della libertà, come possiamo dire anche gli ambiti italiani, lotta per la legalità, è un discorso ampio. È un discorso poi di fatto che si può fare anche sul rapporto tra cinema e politica stesso, inteso poi come il problema della censura, che può anche qui racchiudere i temi di giustizia e libertà, che è un problema che si è poi ripercorso negli anni in Italia con il fascismo, con gli anni 60, gli anni 70, che all'estero si pensa anche alla Francia, agli Stati Uniti, che hanno fatto la prima censura del 1900, fino ad arrivare, come ho scritto nell'ultimo articolo, alle cinematografie arabe, dove ci vengono quei casi in cui per esempio a Copanà il Leone d'Oro al cinema di Venezia viene arrestato perché il suo figlio viene visto contro il regime, viene condannato, però nell'assurdo lui cosa fa? Riprende il momento prima di essere condannato, in questo documentario che poi è stato presentato anche a Venezia, una semplice videocamera e un semplice iPhone, e ci riesce a dimostrare con questa tensione, questa trasposizione all'assurdo, con la durezza data dal nuovo mezzo digitale. Non ci dimentichiamo che poi il nuovo mezzo digitale, ecco, il rapporto al cinema vuol dire anche questo, vuol dire libertà di espandersi, libertà di comunicare, vuol dire intermedialità, cioè rapportarsi a vari, collegarsi a vari mass media, vuol dire fruibilità e vuol dire anche nel caso ci avverava, quindi sconfitta della censura, che non può contenere un messaggio che va via web, va dappertutto, arriva da noi in Europa. Senti, Stefano, tu su Quaderni Radicali fai delle recensioni a dei singoli film? No, diciamo che io faccio, in questo caso mi occupo di periodi, il rapporto in il cinema, il rapporto delle tematiche, o anche i nuovi mezzi digitali, come un articolo che ho scritto nel caso sul 3D, in questo caso ho confrontato l'ultimo film di Scorsese, cioè Hugo, con l'ultimo film di Spielberg, Le avventure di Tintin, in quanto sono dei esempi di rapporto tra digitale e il concetto di cinema d'autore. Sì. In questo caso il DJ che acquista una sensazione, un'emozione, che viene appunto usato da questi due grandi attori proprio per la facilità, la potenza e la fluibilità con cui si esprimono questi sentimenti, queste emozioni, con cui si raccontano queste storie, si creano questi personaggi che altrimenti sarebbero diversi con la pellicola. Quanto poi già aveva lanciato James Cameron con Avatar, che addirittura James Cameron aveva dovuto aspettare 10 anni perché non c'erano le tecnologie adatte per fare il suo film. Quindi in qualche modo volevo
sentire tu su una, diciamo, delle obiezioni che spesso si fanno, abbastanza forse grossolane, sul fatto che l'inserimento del digitale un po' in tutte le arti sia un po' mortificante un certo concetto di, diciamo, di rappresentazione. In questo caso invece possiamo sentire da te che invece si aprono nuove vie, quindi non è mortificante, non è limitativo, ma è per un'apertura, per una facilità di espressione. No, tutt'altro. Cioè, c'è chi dice giustamente che il digitale ha un'estetica diversa per quanto riguarda la pellicola, per resa di colori, per resa di sfumature, perché si dice appunto il digitale tende l'ottica della celluloide. Sì, a seguire soprattutto il grigi, ma così non è, perché il digitale dà comunque, ecco, se noi per esempio girassimo una telecamera come questa che stiamo usando ora, dà una libertà di movimento che la macchina presa non dà, dà una fluidità, una possibilità di sporcare l'immagine, ecco, attraverso lo zoom, che la macchina presa non dà. Quindi piuttosto che una limitazione è un altro tipo di espressione estetica. E secondo te, Stefano, sono grandezze, tra virgolette, espressioni d'arte sempre cinematografica commensurabili, quella appunto del cinema che si esprime tramite il digitale e tramite le celluloide, nel senso che possono concorrere con una linearità, diciamo, con una certa coerenza nelle stesse, diciamo, premi cinematografici, oppure occorrerebbe delle platee apposite specifiche per poterli fare appunto con questi premi? Penso a Venezia, a Cannes. No, secondo me possono concorrere, perché diciamo il linguaggio digitale parte da quello che è il linguaggio cinematografico in pellicola e poi si evolve, ma può anche coesistere, come si mostrano alcuni esempi di film con la pellicola, vedi Star Trek, vedi per esempio c'è una volta in Messico di Roberto Rodriguez in cui c'è la pellicola e ci sono anche le inquadrature digitali. Non so, per esempio nel momento in cui Johnny Depp fa il suo omicidio nel ristorante messicano, quello in digitale quando muove il braccio. Quindi, poiché sono una la derivazione dell'altra, possono tranquillamente coesistere e sopravvivere. In fondo il concetto base è questo, quello sempre di vedere.